gentile sindaco, no, faccio così, poi abbiamo vice ministro, gentile vice ministro Alfano, tutti voi sindaci del passato, presente, con quello del futuro. Verehrter Bürgermeister, sogar aus Bayern, mehr geht ja nicht. Cioè, di più di così non possiamo fare. Poi il 5 agosto riempiamo una sala grande così e ero, perciò facciamo veramente. Anch'io ho da ringraziare un po', tanto per la fiducia, nato proprio un giardino bellissimo, Villa Erba di Como, durante l'Expo, grande ricevimento, ed è un po' un richiamo al paesaggio. Auf die Landschaft. Wir haben eins, Landschaft. Cioè abbiamo un patrimonio, che è il paesaggio. E devo però ringraziare, come ha fatto il sindaco, i suoi collaboratori, anche io e i miei. Oggi abbiamo qui il nostro direttore Matteo Petato, la nostra collaboratrice della Sardegna addirittura, che sa qualcosa di paesaggio, di Daria Concia, grazie che voi siete anche qui oggi, perché negli ultimi 2 anni l'abbiamo coltivato insieme un sogno. E noi diciamo sempre, we need always both. Cioè abbiamo sempre bisogno entrambe le parti, ordinaria amministrazione, guardo entrambi, ordinaria amministrazione e straordinaria capacità di elaborare progettualità. Ma cosa faremmo senza questa ordinaria capacità di darci dietro? Masterplan, concept, progetto preliminare, progetto definitivo, finanziamenti, noi dobbiamo fare, in tedesco c'è una bella parola, Hausaufgaben machen, abbiamo fatto i nostri compiti di casa e siamo partiti da quello che è il vostro capitale, Landschaft, i russi ce l'hanno una parola per Landschaft, si chiama Landschaft, non hanno una parola in proprio. Landschaft. Noi abbiamo in Italia la bella parola paesaggio, che viene da paese. Da paese vuol dire che viene giustamente dalle persone. Eugenio Turri, proprio di questa parte del Garda, ce l'aveva saputo dire a noi, anche a me personalmente, ai suoi studenti, che il paesaggio è un palinsesto. E noi abbiamo un po' l'obbligo di portare avanti questo palinsesto perché, come dice Goethe, il paesaggio forma plasmata che solo vivendo evolve. Plasmiert Form, die nur weiterlebt, wenn wir sie bearbeiten. Also dobbiamo sempre lavorare. Il paesaggio senza il nostro lavoro sparisce. Allora questo è un po' la diatriba tra cultura e natura. Chi vuole natura, natura, chi vuole cultura, cultura, il paesaggio è insieme. Entrambe le cose. La cultura insieme alla natura, la natura insieme con la natura. Allora, il paesaggio in questo senso è capitale perché è un catalizzatore del turismo. Vedete, 11 milioni di turisti all'anno, l'Italia non lo fa più con tutti i turisti europei che vengono, tutti gli altri paesi non sanno più ospitare, ma l'Italia è un paese sicuro, è un paese bello, è un paese ospitale. Allora dobbiamo cosa fare? Come diceva 4 anni fa un vostro sindaco collega Ivano Beni, che oggi non può essere, quello di Bardolino, che diceva: se abbiamo il troppo pieno sulla costa, sulla sponda, chi fa? Dobbiamo drenare quel troppo pieno per portarlo ai colleghi. Non aveva troppo. Bisogna essere generosi, no? Nel dare anche quello che si ha agli altri per non soffocare, come in questo momento qualcuno sta soffocando proprio del turismo sbagliato. Perché il turismo è cambiato. Se negli anni 80, quando le flotte venivano a
matematico, dimmi così le forte, dicevo, no? Voleva dire esserci, sein, das heißt alles, einfach das, cioè semplicemente esserci. Negli anni 90 tutti dovevano darsi da fare, il turismo era un po' attivo, non volevano sembrare pigri, stupidi, cioè active furono. Oggi che cosa portiamo a casa? Oggi tutti noi che siamo qui, i vostri figli, tutti hanno bisogno di una cosa, un'esperienza. Vogliono portarsi a casa un'esperienza, che sia il bel bicchiere sul terrazzo mentre si guarda il tramonto, che sia la bella pedalata, che sia quella bella nuotata, che sia la bella mangiata, la buona mangiata, l'esperienza, una questione che ci sta cambiando concettualmente l'idea del paesaggio del turismo. Chi sono i turisti legali? Sono 73% turisti stranieri e che aumentano, sono però anche i turisti italiani che vengono, apprezzano questo e dicono: se tanti stranieri devono venire qua, perché non dobbiamo venire anche noi qua? Perché anche il turista italiano scopre la capacità del turismo al proprio paese. Ed è interessante, 43% di coppie, 40% di famiglie, perché siete fortunati, perché siete ancora quelli che hanno la torta serena, tranquilla. Non è troppo segmentata. Qual è allora l'approccio sostenibile quando si è parlato del progetto di paesaggio? Cosa spinge allora un numero sempre maggiore di turisti verso questa natura? Sì, attività sportiva, relax, enogastronomia, riscoperta della tradizione, e qui ci siamo. Perché chi può fare relax e attività sportiva fa anche enogastronomia. Quando si vede che uno non può fare attività sportiva, non mangia. Purtroppo è così. Sono pochi mangiano, perché poi dopo c'è la brutta coscienza, la schlechte Gewissen, no? Ma non si può più pedalare dopo. Nel Collio c'erano tutti a bere, a mangiare, non c'erano le piste ciclabili, non sono più venuti. Abbiamo fatto 50 km di piste ciclabile, il turismo è salito. Perché bisogna saper interpretare oggi l'approccio verso la sostenibilità, che non è solo tecnica, che non è solo naturalistica, ma è soprattutto sociale, quindi nella nostra testa. Il territorio di Corigliano sul Garda, voi lo conoscete meglio di noi, chi è qui perché lo ama, perché lo ce l'ha dentro, noi l'abbiamo imparato in questi anni e abbiamo visto che ha un grande vantaggio, è molto molto vicino a tutto, è proprio in mezzo, è proprio in bel mezzo dentro. Ed è, si può arrivare, noi la chiamiamo un po' questa banale dorata da Genova fino a Venezia, no? Voi siete in mezzo. Ed è, guardate, ogni progetto, come dicevamo noi, ha alla base un processo. Gli inglesi hanno un bellissimo termine, project to protect. Se tu vuoi proteggere qualcosa, lo devi avere un progetto. Se tu non hai un progetto, non lo puoi proteggere. Ma è project to protect. Ed è, guardate qui, si è partito proprio da Bardolino, Garda, Ostermano, avanti a Fini, cioè 120 km di paesaggi da scoprire, da mettere insieme, camminare. Quello che vogliamo. Non tutti insieme, ma penso che e avere sempre la sensazione di non arrivare a una via senza uscita. Avete tutti fatto questa esperienza quando si cammina, a un certo punto non si può più andare avanti. L'abbiamo fatto ieri sera con mia moglie, con la mia famiglia, a un certo punto non si va oltre. Drammatico, no? Drammatico, in mezzo al buio, al bosco, dice: ma come è possibile? Infatti non è ancora realizzato il nostro progetto. Aspettiamo ancora 2 anni, poi realizzato, poi noi andiamo avanti. Allora questo fatto di moltiplicare, cioè noi abbiamo imparato in questi anni e quando abbiamo iniziato anche a lavorare con Beniamino Sandrini, il nostro fautore, che ringrazio di essere qui in prima linea a Somma Campagna, cioè,
7 anni fa abbiamo mangiato insieme e abbiamo presentato i nostri progetti, l'abbiamo detto, moltiplicare il paesaggio, das Multiplizieren der Qualitäten der Wiesen. Questo moltiplicare vuol dire partire proprio da questa capacità di avere il paesaggio dello sport, la valle dei mulini, il paesaggio. In fondo, guardate, questo territorio è ben leggibile e in mezzo, noi l'abbiamo spesso chiamato una specie di muscolo, cioè un muscolo forte che ha bisogno poi di essere fatto training, no? Cioè finché la muscolatura c'è, tutti lo sappiamo, quando facciamo più sport poi il muscolo sparisce, poi 3 mesi lo facciamo, poi il muscolo torna. Allora questo vuol dire che le eccellenze ci sono e che se noi vogliamo fare una innovativa visione del turismo che va al di là di noi, perché quelli sono progetti che mirano a inaugurare la decade, la nuova decade, noi dobbiamo far sì che oggi avviamo questo processo di riqualificazione perché abbiamo fatto i compiti di casa. Io sono molto grato di questo, perché a volte noi non siamo i fraiere di Hamel, no? Der Vogel, der Rattenfänger von Hamel. Noi non siamo, perché il pifferaio di Hamel fa tanto, poi tutti ti seguono e poi quando arriva dunque vanno dal sindaco e poi si scopre il nulla. No, noi vogliamo che quando si arriva dunque agli uffici tecnici dicono progetti preliminari, progetti definitivi, finanziamenti, realizzazioni. Questo è molto importante perché rendere Costa Armata sul Gatto una destinazione riconoscibile. Voi avete fatto il primo passo importantissimo, non più Costa Armata sul Gatto, cioè questo suona. Ma questo non solo suona bene, ma questo è un'alternativa rispetto a quella tradizionale offerta del lungo lago di Garda, dove le persone a un certo punto dicono no, a metro. Poi, tutti noi non diventiamo più giovani, avete presente le persone, no? Diventiamo tutti più mano a mano anziani, chi di più, chi di meno. Però il problema è che abbiamo bisogno di comfort turistico, servizio, sicurezza e accoglienza. I numeri. Noi non vogliamo dare i numeri, ma i numeri sono, come lo vedete qui, 2 spine connettive principali, 20 km di itinerari ciclabili e pedonali, 6 nuovi parchi, e questo penso che sia oggi il senso della nostra comunicazione, e 25 ettari di spazi attrezzati. Questo tema di mettere insieme tanti progetti affinché costituiscono un grande progetto è oggi indispensabile, perché la comunicazione vuole che facciamo massa critica. La massa critica diventa quella che ci fa fare il salto, perché altrimenti sono tanti piccoli progetti che non solo sembrano isolati, ma magari addirittura sembrano in competizione l'uno con l'altro. E qui in competizione non c'è bisogno, perché c'è solo bisogno di inclusione di quella qualità di cui abbiamo parlato prima. Allora la sfida dei 4 parchi tematici diventa formidabile, perché guardate il parco della scoperta, il parco dello sport, il parco dell'amicizia, il parco di accoglienza, abbiamo sviluppato insieme in questa spina centrale i temi che nell'analisi di chi fa foto, voi sapete oggi verso Instagram, Google e altro si possono guardare chi fa dove foto, è una specie di hackeraggio ma consentito, uno vede molto bene chi fa quale foto, e basta leggere bene i siti di esperienza tedeschi che quando tornano i loro racconti portano pregi e difetti. Più di così non dobbiamo fare. Dobbiamo partire dai pregi per compensare poi i difetti, quel poco che c'è ancora. Non c'è bisogno della macrochirurgia. Dobbiamo rifare chissà che cosa, ma possiamo fare un PIL
per certi versi, una fluidità nel paesaggio di cui il sindaco è a conoscenza. Infatti, guardate qui, quando noi parliamo un po' di queste cose semplici, vi faccio solo questo esempio perché oggi non è una giornata di studio, oggi è una giornata di comunicazione, no? Però questo che vi voglio far vedere, noi, e tutti lo sappiamo, siamo andati per anni in tutti i piani urbanistici, per addizione, crac, 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 addizione. Oggi siamo chiamati non fare più crac, 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 ma vedete questa diagonale, noi la chiamiamo la diagonale strategica. Dobbiamo rompere questa rigidità di via. Il paesaggio non è mai rigido, siamo noi semmai rigidi, il paesaggio mai. Perciò questo è un bellissimo esempio che quando parliamo del patto dell'accoglienza con le scuole, con la chiesa, con l'oratorio e con la capacità poi di sostare e di fare a un certo punto mettere cinque cose diverse in un unico contesto. Questo vuol dire chiedere le sinergie. Abbiamo il patto dell'amicizia dei popoli e se chi lo conosce bene, un fluido di stanze verdi, sa meglio di me che questo dove eravamo appena stati, nel cimitero militare tedesco, in alto, tiro un bel venticello per quanto poi caldo è, però qualcosa si è sentito ed è lo sguardo verso il lago e lo sguardo verso il paesaggio fa sì che in fondo sotto manca qualcosa. In fondo sotto oggi abbiamo visto gioventù di tutto il mondo a preparare da due settimane quel festeggiamento. Allora, l'ostello della gioventù, richiamato già dal governo tedesco un po' di anni fa, sta diventando realtà perché nel parco dell'ostello qui vuol dire creare accanto al cimitero una sede. E voglio dire subito qualcosa a chi comincia un po' a dire ma le distanze, non le distanze, la troppo vicino, troppe cose. Laddove le due cose non stanno mettendosi insieme, abbiamo finito. Se la gioventù non può avvicinarsi a un impianto di memoria storica, ma chi mai vorrà avvicinarsi? Noi certamente no. Allora andiamo pure avanti, il parco dell'amicizia dei popoli, lo vedete, queste immagini in fondo, non c'è niente di particolare, ma tranne di far vedere questa possibilità di vivere lo specchio di acqua alla collina del Belvedere in maniera diversa, di avere lo stello del parco dell'amicizia dei popoli da parte dell'architetto Gianluca Perottoni, che hanno vinto poi questa gara. E vedete come anche una struttura nuova, moderna, possa inserirsi in un paesaggio che cosa chiede? Un po' di energia, un po' di attenzione, un po' di progettualità per essere in atto. Il percorso ciclopedonale che attraverso il parco. L'abbiamo oggi sentito già da alcuni indigeni che, certo, bello, piste ciclabili ci sono, ma arrivano a volte, poi sono cambiate, poi cambiano il materiale, poi girano. Cioè certo oggi quando uno si va sulla pista ciclabile vuole essere sicuro che arriva a un certo punto ed è rimane in sicurezza. Il parco dello sport. Oggi lo sport, noi chiediamo tante strutture alberghiere, ce l'hanno messo lo sport dentro, ma che cosa è bello? Quando uno va in una località turistica, poter fare sport al di fuori del proprio complesso alberghiero, poter fare sport laddove, vedete qui a Marciaga, quando con i parcheggi, noi su questa spina inserire un tassello dello sport significa oggi portare lì delle persone, significa oggi far muovere delle persone da un punto all'altro. Il parco della scoperta a Castion Veronese, cioè noi, per noi questo luogo, ma io lo chiamo, esempio un po' magico, perché ci sono dentro già i percorsi, le piste, ma lo vedete qui in me,
mezzo, in fondo, ci vorrebbe molto poco, con un piccolo pacchetto di supporto, per creare, noi lo chiamiamo un bypass. Un bypass che connette con tutta una serie di facility che sono sul territorio. Ecco, e arriviamo alla spina della Valle dei Mulini. La spina della Valle dei Mulini, cioè le vallate, oggi non sono più come una volta tradizionale. Chissà che cosa vuol dire la vallata, noi l'abbiamo fatta tutti a piedi per vedere un po' come funziona su e giù, è molto faticoso. Allora, stare in basso, in fondo uno vorrebbe nella vallata fare dell'esperienza, ci sono dei esempi, vorrebbe stare a poter in qualche maniera lavorare sul torrente, senza essere ovviamente trascinato quando arriva l'acqua, ma avere questa esperienza di profondità, vorrebbe immergersi nella natura e vorrebbe a un certo punto addirittura giocare con l'acqua. Perché oggi il tema del ludico, del giocare, torna in auge. Allora noi abbiamo pensato questo. Quanto possiamo essere bravi nella Valle dei Mulini, inserire anche elementi che consentono di toccare l'acqua, sostanzialmente. Chi non avrebbe voglia adesso di togliersi un po' le scarpe, andare lì e toccare un po' quest'acqua fresco, di avere questa esperienza in luoghi ben definiti, ma nello stesso tempo avere anche quel ponte pedonale sospeso di qui. I nostri cari colleghi svizzeri sono bravissimi, scusate, ci superano, sì, cioè, si può dire, perché ci hanno di nuovo posizionato. Allora io dico solo al Canton Vallese, questo ponte sospeso che fa parlare tutto il mondo, questo ponte pedonale sospeso High Line 179, guardate questo, vale un viaggio. E chi va lì vuol dire dormire, vuol dire stare, e ricordatevi da dove siamo partiti, dall'esperienza. Un'esperienza così indimenticabile. Noi vorremmo, caro sindaco, lui lo sa, vorremmo un po' spingere affinché questa linea, vedete qui, questo collegamento punto informativo area ristoro, punto informativo con area ristoro, si arriva e si vede dall'alto tutto il paesaggio, con la dovuta leggerezza, perché va bene faticare, ma a volte è anche bello di stare in un posto privilegiato, leggero, per vedere lo stesso paesaggio coltivato, leggero. Noi ci siamo affezionati ai dei mari, perché pensiamo un po' alle famiglie, abbiamo visto prima, avete ancora un turismo molto equilibrato, non è settoriale. Gli amici che vengono, le famiglie che vengono, cosa vogliono? Stare in alto, portarsi a casa un'esperienza e respirare. Tutto quello non vogliono solo i turisti, ma alla fine lo vogliamo anche noi. Per quello io vi lascio con questa immagine finale, e ho già finito, con questa immagine finale del master plan complessivo, dove ancora una volta quello che voi trovate nella bellissima pubblicazione che l'amministrazione sindaco ha voluto mettere a disposizione, si mettono insieme questi elementi del muscolone che step by step possiamo realizzare, perché abbiamo la certezza che la struttura di base c'è. Grazie mille. Grazie mille.